come avete lavorato con i materiali di archivio, insomma, un lavoro molto interessante, inediti. Importanti, inediti. Esatto, esatto. C'è il Duce che prova a giocare a tennis, che nessuno l'ha mai vista, quindi abbiamo usato. C'è insieme un lavoro di, come dire, di immagini del passato, ma anche degli anni 70 che abbiamo messo insieme. Con Adriano per me è stata la possibilità non solo di raccontare un campione, uno che ha vinto la Coppa Davis, che l'ha vinta in quella maniera lì, con quella sua maglietta rossa, che lui mi ha rivelato, perché poi nessuno lo sapeva, ma anche lì è quasi materiale di repertorio, perché nessuno andava a riprendere, non c'è stata una diretta Rai, eccetera, c'era un cineamatore lì, insieme a loro, che aveva girato queste immagini, le abbiamo recuperate. Perché poi attraverso questa storia qui ho potuto recuperare anche un'epoca, un momento storico in cui c'erano le contestazioni, c'erano molte cose, c'era il rock, c'erano tante cose in quel momento lì, tante belle anche, questa cosa mi eccitava. Poi vabbè, l'incontro con Adriano è stato un bell'incontro, perché Adriano parlava del cinema, e questo per me è molto importante. Quando sono incontrati le prime volte mi diceva, sai, per me quando ero lì ragazzo, perché ero ragazzo, non andava in giro per il mondo a vincere col tennis, il cinema era un modo per informarmi sul mondo, per fare, era cronaca del mondo, e quindi seguiva il cinema in tutte le sue possibilità, nelle possibilità e le maniere che lui diceva. Questa cosa ovviamente a me mi ha molto eccitato, questo suo rapporto con il cinema. E poi mi piaceva l'idea di qualcuno come lui, che è stato suo malgrado anche forse, magari senza volerlo, è un eroe popolare vero, dal punto di vista, uno che vince in quella maniera lì, come ha vinto Adriano, in quell'epoca lì, insomma, i capelli lunghi, i basettoni, i rocchettari, io penso ad Adriano sempre come un rocchettaro, quando pensa a lui, quando giocava, e con una contraddizione forte, quindi le contraddizioni della vita ti arrivano, che quando parlavamo, quando siamo incontrati, parlavamo di queste cose qui, della contestazione che c'era, no? Contro il fatto che loro andavano a giocare lì in Cina, in Cina, in Pinochet, eccetera. Io facevo le manifestazioni contro Adriano, però ero anche suo tifoso, in cuor mio mi aspettavo che poi invece andasse a giocare e vincesse come ha fatto. E quindi questa piccola ossessione è diventata l'ossessione di Adriano Palato nel festival, cioè ricordare quel momento lì e quella situazione lì, partendo da oggi. Quindi il materiale è molto legato a questi della memoria, perché noi ci dimentichiamo tutto in fretta, invece poi le immagini non ci inchiodano per sempre le cose, ci dimentichiamo in quel caso lì, Pinochet, campi di concentramento, questo e quell'altro, finito, ma anche le cose positive, no? Italia agli anni 70, in cui c'è un momento di politica intelligente, le persone andavano in piazza, si occupavano della loro vita, anche felice, una politica felice che poi è scomparsa per sempre, secondo me, perché poi a un certo punto hanno vinto i duri e puri in tutti i due campi, e quindi è finito quel momento lì. E quindi era anche il fatto che succedevano delle cose e che attraverso la sua storia, la storia di quel momento lì, recuperi Dario Fo e Franca Rama, che stavano facendo una cosa in un teatro in Palasport a Torino, dove simulavano il Cile, simulavano il colpo di Stato in Italia, e funzionava, la gente ci credeva, quindi erano bravissimi e capaci. E quello è proprio un materiale, come dire, quasi scavato nel passato, queste cose qui. È molto importante perché ci riporta lì, ci riporta a quelle cose lì, da dove siamo partiti a fare le cose, e soprattutto non ci fa dimenticare la cosa più importante, che in Cile, al di là di tutte le realtà, c'era un dittatore, c'era dei sanguinari veri, insomma, ecco, diciamo, di tutta quella storia lì c'è uno striscione che c'è scritto Panatta milionario, Pinochet sanguinario, c'era una verità, che Pinochet era sanguinario, ecco, Panatta milionario no, come dice Paolo Villaggio dentro il film, quello era drammatico, non era vero. E anche il recupero di Paolo che viene dentro il film, anche a farci ridere, perché quel mondo lì l'ha vissuto, erano amici, e c'era Tognazzi, c'erano i grandi attori, cioè, intorno al tennis giravano
un sacco di persone, insomma, che a Roma si incontravano, giocavano, facevano finta di giocare, alcuni Notognazzi faceva finta, mi sembra, no? Non era così bravo, dice Paolo Villaggio, era... No, non era così bravo come uomo, era ancora meglio. Ma possiamo pensare dal fatto che Notognazzi non c'è più, insomma, è morto, o no? Sì, voi lo sapete. È un killer tecnico come cuoco, una cosa. Come tennista invece era divertente, però non beccava una palla tutto il tempo, non una, dico. Per il resto è stato un periodo molto felice della nostra vita. Anche perché, posso dire una cosa, io sono qui esclusivamente perché mi lega un enorme, vero, sincero, io non dico quasi mai la verità, però questa volta faccio uno sforzo notevole, radicolo, penso, grande affetto per Adriano, perché la qualità più grande di Adriano, a mio avviso, è che è una magnifica, bellissima persona. Ecco, questa è una cosa che spero venga fuori poi un pochettino.